Sera. 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 Il tema della mancata di questa. Della mancata? Ori, sì. Presidente, allora ricolleghiamoci a questa battaglia ambientale. Questa è una delle zone più inquinate dell'Umbria. Voi denunciate, potrebbero esserci a breve 3 inceneritori in azione nel giro di qualche anno. Che ne pensi? Penso che in questo modo metteremo le lancette verso il passato e non guarderemo al futuro. Noi dobbiamo continuare a lavorare per evitare il consumo di suolo, per energia pulita, per fonti rinnovabili. Dobbiamo investire in questa direzione, dobbiamo farlo consapevolmente, dobbiamo farlo intelligentemente, ma certo non è intelligente pensare di pianificare oggi la realizzazione di impianti ormai obsoleti, superati, che inquinano e fa male. Ai fini delle elezioni regionali questo può essere un tema su cui battere e su cui vincere la campagna? Guardi, questo è un tema che non dovrebbe riguardare una campagna elettorale, dovrebbe riguardare perché riguarda il benessere e il futuro di tutti i cittadini, al di là di appuntamenti elettorali. Deve essere un progetto su cui tutte le forze consapevoli, democratiche, il dibattito pubblico dovrebbe orientarsi. Chiaramente se doveste vincere sareste contrari a un'ipotesi del genere. Siamo qui anche evidentemente per manifestare tutta la nostra, vede, hanno già risposto con la testa, e siamo qui per manifestare l'assoluta contrarietà. Non è questa la direzione per creare benessere a questa comunità. Benessere oggi significa anche una concezione integrale del benessere. Benessere significa salute, benessere psicofisico dei cittadini, significa benessere anche degli animali e significa anche tutela e protezione dell'ambiente, altrimenti non c'è benessere. Oggi Mattarella ha replicato a Elon Musk per ANSA. E qual è il suo punto di vista dopo l'intervento di Elon Musk sulla magistratura nuova? Mattarella si è fatto sentire. Qual è la sua idea? No, mi riferiscono, correggetemi chi ha letto le agenzie, che Elon Musk ha replicato a Mattarella dicendo che siamo, è così? Che siamo in un'autocrazia. E Mattarella ha detto che è un paese democratico con una grande tradizione e che non ha bisogno di guide. Cioè saremmo in un'autocrazia perché Mattarella è stato eletto dal Parlamento dove siedono i rappresentanti legittimi del popolo? Elon Musk non conosce pure l'ABC dei sistemi parlamentari democratici. A lui chi l'ha eletto? Qui siamo di fronte a un signore che ha uno strapotere economico, finanziario, che addirittura ha posizioni di rilievo assoluto a livello globale nel campo dell'automotive, dei media, della comunicazione, nel campo satellitare, tantissimi livelli, e adesso semmai ce lo ritroveremo anche con un posto di rilievo nella nuova amministrazione degli Stati Uniti. Signori, io sono preoccupatissimo per la nostra democrazia, preoccupatissimo, e gli Stati Uniti dovrebbero assolutamente porsi un problema serio, come ce lo stiamo ponendo noi in Movimento 5 Stelle in Italia, di conflitto di interessi, prevenire il conflitto di interessi. Quindi Elon Musk si preoccupi di dedicarsi agli affari, dove ha dimostrato di essere assolutamente competente e nessuno mette in dubbio le sue capacità, ma che voglia poi esercitare questo strapotere economico per avere influenza politica, andare a dire in giro per il mondo e a dar patenti di democrazia a lui, agli altri, è pericoloso. Grazie. Grazie.